Al grido di Puglia libera, Matteo Salvini arriva a Celje Messapica in una piazza gremita e assolata. Il leader del Carroccio è stato accolto da applausi, ma anche dai fischi di uno sparuto gruppo di ragazzi che ha salutato, definendoli frutto della ministra Zollina, e poi giù contro Emiliano. Governatore Zaia, durante una manifestazione nelle tenute pugliesi di Bruno Vespa, ha avuto parole di elogio nei confronti del governatore Emiliano. Lei continua a dire: liberiamo la Puglia da Emiliano. Come mai questa discordanza di opinioni? C'è una sfida di Zaia alla sua leadership? No, Zaia è un signore, poi per la Puglia decidono i pugliesi. La Puglia al centro dei temi di Salvini, al quale abbiamo fatto notare come proprio qui da qualche settimana le persone inattive abbiano superato quelle occupate, una tendenza che se non dovesse invertirsi manderebbe in crisi il sistema pensionistico. A conti fatti lei ritiene che forse è stato un errore insistere su quota 100? No, quota 100 ha riguardato 300.000 italiani. I pensionati sono 16 milioni. Quota 100 è stata una conquista sociale, economica, ha liberato italiani prigionieri della legge Fornero. La burocrazia di Regione Puglia sta massacrando le imprese. Infine una battuta sul CARA di Restinco, trasformato in centro pre-Covid per migranti, e il malcontento anche del sindaco di Brindisi Rossi nei confronti del governo. Cade in tutta Italia ed è un problema di sicurezza e di salute pubblica che va al di là dei partiti. Ci sono sindaci della Lega, di sinistra, civici, di sopra e di sotto, che vogliono difendere la salute dei loro cittadini, e in Puglia il turismo.